Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro Venezia per la rincorsa al triplete, signori miei. Allora, io prima di partire col video al solito vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite il link che trovate in descrizione e tramite l'applicazione PayPal. Detto questo, signori miei, iniziamo con il video. Ok ragazzuoli, allora io ho già sistemato la squadra, ho messo i panchinari, io so perfettamente che potrei salvare questa formazione e fare il doppio, cambiarli direttamente, ma mi dimentico ogni volta di farlo e non so neanche come si fa, cioè dovrei prenderci 5 minuti per capire come si fa e non lo so fare. Quindi detto questo ragazzuoli, la formazione è pronta, andiamo avanti alla prossima partita contro l'Empoli, e infatti poi giochiamo contro il Paris Saint-Germain, quindi mi servono i titolari freschi. Detto questo, signori miei, scendiamo in campo. Ok, signori miei, siamo a casa dell'Empoli, Empoli Venezia. Ricordiamo, noi siamo primi in campionato, con un punto di vantaggio sulla Juventus, se non sbaglio, a parità di partite. Quindi non sottovalutiamo l'impegno. Io ho dovuto mettere i panchinari perché i miei titolari erano completamente distrutti, raga, non ce la facevano proprio più neanche ad aprire la porta per andare in bagno. E quindi praticamente devo per forza giocare con i panchinari. Questo però non vuol dire che dobbiamo sottovalutare l'impegno. Che cazzarola però, questa era buona. Se quel passaggio passava, raga, se quel passaggio in profondità arrivava a destinazione, questa magari avevamo già una bella occasione per andare in vantaggio. Comunque, ripeto, non sottovalutiamo l'impegno, anche perché poi la prossima partita è contro il pari del ritorno di Champions, contro il Paris Saint-Germain, quindi comunque i titolari mi servono belli reattivi. Reattivi. L'unico che se le sta giocando tutte è praticamente Plizzarin, perché non mi fido minimamente di Padelli. Padelli non mi fido minimamente, almeno che non vinciamo un 3-0 secco, allora faccio giocare Padelli praticamente. Comunque, allora, concentriamoci sulla partita. Non facciamo l'errore che abbiamo fatto contro la Lazio di distrarci e parlare di altro. E la Lazio ci ha fatto due pere, che ancora ce le ricordiamo. Attenzione, grande! Shaq, il nostro Shaq torna sul pallone. Shaq, mannaggia a te. Allora, niente, in questo momento l'Empoli sta combattendo sul suo out di sinistra e cerca di farsi vedere, però il Venezia è messo bene in campo, recupera il pallone ma lo perde nuovamente subito, adesso lo recupera e che cazzo, recupera sto pallone, ok, ce l'abbiamo, Isaac deve fare la cosa giusta, deve fare la cosa giusta, fa la cosa sbagliata praticamente, rimane fermo imbambolato e il Venezia. Mamma mia, che partita confusionaria! C'è una serie di tocchi e ritocchi. Praticamente la palla continua ad andare da un lato all'altro del campo. Nessuno ha il vantaggio. Attenzione, gran tiro! Attenzione, bravo il nostro Shaq dell'Orco che si vuole mettere in mostra. Bel tiro, ma completamente inutile. Doveva centrare la porta, invece non ha centrato neanche la zia seduta in tribuna che gli faceva segnale per avere il pallone. Ora, rinvio del portiere dell'Empoli. Il Venezia recupera palla al centrocampo. Bella così. Barabacci Cicocco per Beni Benitez. Beni Benitez per Isaac. Vede il movimento di Shaq dell'Orco, ma il pallone non arriva. Mamma mia, che brutta partita che sto per vedere, raga. Che brutta partita che stiamo vedendo. Che partita complicata. Più che brutta partita. Che partita complicata. Segui. No, Ambrapa. No, 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 no. Plizzari. Non riesce nel miracolo. Cioè, ci sono passati davanti. Cioè, non siamo riusciti a fermarli. Impressionante. Impressionante. Guarda lì. Ambrapa è andato completamente a vuoto. Lì, altro giocatore a vuoto. E poi, giustamente, Plizzari. Con una bomba del genere, Stulak. Scommettiamo terzo gol in Serie A. Va bene. Partita in discesa per l'Empoli, completamente in salita per il Venezia, che la deve ribaltare per mantenere il vantaggio sulla Juventus. Giustamente noi siamo andati sopra la Juventus, raga, in campionato. Quindi il gioco non gli sta bene che noi stiamo sopra la Juventus in campionato. Quindi, giustamente, se prima le partite erano un po' più facili. Erano un po' più facili, adesso sono agguerrite perché noi dobbiamo nuovamente perdere i punti di vantaggio, perdere la prima posizione nei confronti della Juventus. Dai, e recupera sta palla. Mamma mia, sono tutti dopati, raga. Sono tutti dopati, impressionante. Dai, dell'orco. Dai, dell'orco, fai qualcosa di intelligente. Dell'orco, vede Castagna. Castagna che cerca il movimento, ma non gli riesce. Castagna che la ridà a dell'orco, che vede Isaac, che vede dell'orco, mannaggia.
che però si è fatta anticipare. Ok, palla a centrocampo. Il Venezia continua ancora a tenere possesso palla. Isak, completamente chiuso da 8 giocatori. Cioè, tutto l'Empoli sta chiudendo Isak, che però riesce a trovare un buco, ma non è abbastanza, non c'è abbastanza spazio per far arrivare il pallone al giocatore, al suo compagno di squadra. Adesso l'Empoli recupera il pallone. Nel centrocampo l'Empoli sta giostrando bene. Serie di tiki taka, il pallone si sta muovendo bene. Attenzione, Ambarabacci Cicocco non riesce a anticipare l'Aird, però si mette in mezzo nella traiettoria di passaggio e recupera il pallone. Pallone che arriva Ambarabacci Cicocco. Ambarabacci Cicocco per Isak. Non c'è la possibilità, un giocatore che va, che scatta, viene subito bloccato. Ambarabacci Cicocco. Ancora per Isak. Vede ancora Ambarabacci Cicocco. Che vede Shek. Che no, mannaggia, non riesce a fare l'ultimo passaggio, raga. C'è qualcosa proprio che non va. Non riusciamo a fare. No, vabbè. Da solo, da solo. Plizza ricerca l'uscita. Plizza ricerca l'uscita e trova il miracolo. Per fortuna, miracolo di Plizza, raga. Se no, a quest'ora l'Empoli sarebbe sul 2-0. E il 2-0 in queste situazioni è proprio irrecuperabile. No, vabbè, raga. Non riusciamo a fare un passaggio. 1-1. Non riusciamo a fare un passaggio. Incredibile. Incredibile. Non riusciamo a fare un passaggio che sia 1. Stanno a vincere tutti i rimpalli, raga. Stanno a vincere tutti i rimpalli. Impressionante. Oh, meno male. Sbagliano anche loro. Baker per Dell'Orco. Dell'Orco per Isak. Isak che col movimento cerca di crearsi spazio. Ma non ci riesce, non ci riesce. Isak è incredibile, raga. È incredibile. Dai, guarda che hanno vinto il rimpallo sul. No, vabbè, dai, ma avevo fatto l'intervento di scivolata perfetto. Gli ha vinto il rimpallo, gli abbiamo rotto un giocatore. Oh, così forse capiscono che devono smetterla di fare tutto sto tiki taka. Ambarabacci Cicocco. Ah, no, vabbè, dai, ma leggono qualsiasi passaggio che facciamo. Incredibile, raga, incredibile. Non sto riuscendo a fare niente, non sto riuscendo a fare niente. Dai, Plizzari, metti la terra, ehi, niente, neanche un anticipo di testa riusciamo a fare. Siamo a 3 minuti di recupero. E la partita finisce qui. Primo tempo che finisce con l'Empoli in vantaggio 1-0, signori miei. Empoli in vantaggio 1-0. È stato ammonito Abe per il fallo di prima a centrocampo. Ripartiamo, ripartiamo. Incredibile. Comunque, rimaniamo concentrati sulla partita, raga. Rimaniamo concentrati sulla partita. Benitez cerca lo scatto laterale per far aprire un poco l'Empoli. Poi torna indietro. Shek per Abe per Isak. Isak che cerca il movimento, vede Beni Benitez si ferma. Beni Benitez si ferma, poi perdo l'attimo per girarla al centrocampo, per girarla al centro dell'area per Isak. Ah, l'Empoli riesce a ripartire. Attenzione all'Empoli, attenzione all'Empoli, attenzione all'Empoli. Abe che già è ammonito. Palla sulla fascia, addirittura fuori gioco per fortuna. Fuori gioco il Venezia e possiamo recuperare palla. Ripartiamo. Palla per Abe per Dell'Orco. Dell'orco, guardate come ci seguono proprio. Sono le nostre ombre praticamente. Non riusciamo a fare nulla. È incredibile. Vai, Benny Benitez. Recupera sto pallone. Va bene. Guadagniamo una rimessa. No, ma dai, ma era nostra. Ah, era nostra. Ma porca miseria. Dai, recupera di palla. Dai, Shrek, dimostrami che giocatore che sei. Ribaltamela tu, Shrek. Porca miseria. Allora l'Empoli sta ancora aggiustando. Gioca bene l'Empoli. Gioca bene l'Empoli. Vabbè, non è che gioca bene l'Empoli. È tutto buggato praticamente. Non c'è possibilità di fare nulla. Guardate. No, non ci credo. Non ci credo. È tutto buggato. Cioè l'Empoli è proprio dopatissimo, signori miei. È pure calcio d'angolo per loro. Io devo trovare almeno il gol del pareggio, raga. Io devo trovare almeno il gol del pareggio. Io non so che inventarmi. Ma dai, ma non puoi lasciarlo. No, che traversa che hanno preso. Cioè, ma mi spiegate questo calcio d'angolo? Boh, io non ho parole per spiegare questo calcio d'angolo. Va bene. Comunque, riusciamo a ripartire con Baker sulla fascia. Baker sulla fascia vede Abe. Abe si ferma per cercare Isak. Isak per vie centrali. Isak per vie centrali. Vede Benny Benitez che raggiunge il pallone. Si ferma Benny. Benny la ridà indietro per Isak. Che la stoppa Isak. No, ha perso lato. No, Isak ancora. Attenzione, Isak. Per Benny Benitez. Benny Benitez ancora per Isak. Ma niente. Sono su tutte le traiettorie di passaggio, raga. Impressionante. Abbiamo avuto sì e no due azioni. Forse per pareggiarla. E sono su tutte quante le traiettorie di passaggio. Non trovi uno spiraglio. Uno spiraglio non lo trovi. Ora Abe a centrocampo. Abe a centrocampo cerca Isak per Shek Dell'Orco che vede il movimento di Benny Benitez perfetto sulla fascia. Si ferma al momento giusto. Benny Benitez. No, vabbè, dai, ma che.
Ma stiamo scherzando. Cioè, c'era Isaac, c'era Shaq dell'Orco solo in aria. Attenzione, palla per Shaq dell'Orco che da solo praticamente vede Benny Benitez, Benny Benitez, Benny Benitez, vede movimento di Laird, grandissimo Laird che crea spazio. Laird indietro. Benny Benitez ha tirato un calcione al giocatore dell'Empoli, ha fatto benissimo. Un calcione volante nel tentativo di prendere il pallone, ma era palesemente. Ai 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 ai, grande l'intervento, dai così, dai crediamoci, dai Abe. Palla al centrocampo per Isaac, Isaac per nessuno, porca miseria. Non ci posso credere, raga, non possiamo perdere contro l'Empoli. Cioè, abbiamo appena recuperato la Juventus, siamo andati in vantaggio sulla Juventus, raga, non ci posso credere, non ci posso credere. Che è successo? Abe era a terra distrutto. Shaq dell'Orco vede Castagna sulla fascia. Castagna, il nostro bomber praticamente. Il nostro bomber si è completamente spento. Castagna, Castagna, Castagna per Isaac che non si muove. Isaac vede. Attenzione, bel movimento, pallone indietro. Benny Benitez. No, l'ha tirata fuori Benny Benitez. Non ci posso credere. Non ci posso credere. È stata deviata o l'ha tirata proprio fuori? No, l'ha tirata fuori. Non è neanche calcio d'angolo, porca miseria. Raga, devo per forza, artiglieria pesante, mi dispiace. Mettiamo Isaac qua dietro. Posto dell'Orco entra Mbappé. A posto di Benny Benitez facciamo entrare Neymar. Che anche se non sa fare l'esterno destro lo facciamo giocare sulla destra, raga. Al 77esimo. Forse ho fatto tardi queste sostituzioni. Queste sostituzioni le ho fatte tardi, forse. Vediamo se riusciamo. Speravo in una situazione migliore. Invece abbiamo beccato un Empoli completamente dopato. Bravo Mbappé che vede Neymar. La partita potrebbe cambiare. Neymar, 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 Neymar
ci voglio credere, dai. Porca miseria, ma porca miseria ancora, stacco di testa. Il Venezia adesso è tutto nell'area dell'Empoli. Mbappé, si gira, Mbappé. Mbappé, attenzione. Chi è? Isak, è la palla. No, ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. 83esimo, niente da fare. Il Venezia è completamente in attacco, signori miei. Oramai la partita si gioca a un lato solo del campo. Isak, vede Mbappé, che vede il momento di Benny Benitez. No, è fuori gioco, non è più Benny Benitez, ma era Neymar. Era Neymar, l'85esimo, mannaggia di una pupazza ambriaca. Non ci posso credere, non ci posso credere, signori miei. Attenzione all'Empoli, che giustamente oramai giocherella, ci credo, oramai si devono portarsi i punti a casa. L'obiettivo di farci perdere la testa della classifica. Cioè, le due partite assurde, signori miei. Quella dell'altra volta con la Lazio, che per forza dovevamo perdere il passaggio del turno. Attenzione Abe per Isak vede il momento di Mbappé. Attenzione Mbappé. Non ci posso credere. No, vabbè, dai, ma stiamo scherzando. No, vabbè. Cioè, dopo questa, signori miei, dopo questa l'arbitro fischierà, preciso, nei 2 minuti, senza concedere neanche 40 secondi di differenza. No, è finita. È finita, raga. Ma porca miseria. Abbiamo perso contro l'Empoli. Abbiamo perso contro l'Empoli e la testa della classifica se ne va a quel paese. Bello che avevo detto, non dobbiamo sottovalutare l'impegno, raga, ma era completamente buggata sta partita. Cioè, è impressionante. Impressionante. Non trovavi uno spazio. E qualsiasi cosa riuscissi a fare, loro erano sempre pronti a pararla praticamente. E vabbè. Empoli 1, Venezia 0. Ci cioè, abbiamo fatto 4 tiri in porta contro 2 dell'Empoli. 7 tiri in totale contro 4 dell'Empoli. Abbiamo perso 1-0. Mamma che partite brutte queste, raga. E vabbè, andiamoci a fare le interviste. Forse è la prima sconfitta in campionato in tutto questo. Forse questa è la prima. No, la prima sconfitta in campionato no. Però mi sarebbe piaciuto quantomeno portare un pareggio a casa. È stato bello finché è durato. Sì, decisamente è la prima sconfitta. Empoli ha giocato meglio, non è vero. Empoli ha giocato col favore del videogioco praticamente. E abbiamo ricevuto una dura lezione. Non è vero. Una dura lezione è quella che il gioco è buggato in certe partite. Voglio andare a vedere prima. Allora, fermi tutti. La prossima partita sarà contro il Paris Saint-Germain. Però io voglio andare a vedere la classifica di Serie A, raga. Voglio andare a vedere la classifica di Serie A per forza. Perché mi brucia troppo. Mi brucia troppo. La Juve è ritornata su. La Juve è ritornata su. Sì, ha vinto la Juve. Nuovamente 2 punti sopra noi. E vabbè, è andata così. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quanto. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.